Il caso di Luca Varani. Roma, nella notte tra il 4 e il 5 marzo del 2016, Luca Varani, 23 anni, viene torturato in un appartamento di via Igino Giordani, in zona Colli Aniene. 24 ore dopo, il proprietario di casa, Manuel Foffo, racconta tutto al padre, che chiama il 112. I carabinieri trovano il corpo privo di vita di Luca. Marco Prato viene rintracciato in un hotel e fermato appena in tempo. Era in una stanza, vegliando, con canzoni di Dalida a tutto volume. Infatti, gli altri ospiti si lamentavano. Le indagini hanno evidenziato come Varani sia stato stordito e ucciso con almeno 100 tra colpi di martello e coltellate. Foffo e Prato, come risulta dalle indagini, hanno anche cercato di ripulire l'abitazione, gettando gli abiti della vittima e il suo cellulare in un cassonetto. Le indagini. Concludendo le indagini, il PM Francesco Scavo ricostruisce tutta la vicenda, ricordando che i due indagati, dopo aver fatto entrambi il ripetuto uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, la mattina del 4 marzo avevano girato in automobili alla ricerca di un qualsiasi soggetto da uccidere e comunque da aggredire solo al fine di provocargli sofferenze fisiche e eliminarlo. Nell'interrogatorio, Prato, in particolare, si produce in panegirici sulla sua attrazione per uomini etero e la ricerca di marchette in zona pasoliniana, segnatamente Stazione Termini, fino all'idea di convocare Luca. Secondo l'esame autoptico, Varani ha ricevuto circa 20 martellate al capo e alla bocca. Il resto dei colpi, inferti con coltelli e martello, avrebbero raggiunto il ragazzo su tutto il corpo. La perizia ha accertato che circa 30 ferite, tutte con arma da taglio, sarebbero state inferte con il solo scopo di provocare dolore. I due indagati avrebbero fornito lo stesso contributo nel massacrare il giovane. Ma chi sono i due assassini? Si tratta di due giovani di estrazione medio-borghese, Manuel Foffo e Marco Prato. Ad anni da quel marzo 2016, le circostanze in cui è maturato l'assassinio appaiono ancora di complessa interpretazione. Se la condanna a 30 anni per omicidio pluriaggravato comminato a Foffo segna la fine di una dolorosa vicenda giudiziaria, le pagine conclusive di questa tragedia umana sembrano destinate a una chiosa sospesa, fitta di interrogativi e riflessioni. Qual è il movente sottendente il delitto? Quale dramma personale si cela dietro un'esecuzione così efferata? Chi sono davvero gli assassini di Luca? Si è creata una sinergia tra due personalità problematiche che, complice l'utilizzo di sostanze stupefacenti, si è tramutata in un comportamento che definire antisociale è poco, spiega la criminologa Flaminia Bolzan. L'omicidio di Luca Varani è una manifestazione di satanismo inconsapevole, una forma di impazzimento a due che porta a quella che Rob Grier definisce spostamenti progressivi del piacere, introducendo forme sadiche, masochistiche di orgasmo cocainico culminanti con l'omicidio, sostiene lo psichiatra Alessandro Meluzzi. Ma cosa sarà accaduto davvero in quell'appartamento di via Igino Giordani? Luca Varani, un nome che ci ricorda un bravo ragazzo, vittima di crudeltà disumane. Lo stesso nome ricorda anche un altro Luca Varani, questa volta non vittima ma carnefice, il giovane ricco avvocato che ha fatto accapponare la pelle a chiunque abbia seguito la sua intervista al programma televisivo Storie Maledette, accusato di essere mandante dell'aggressione con l'acido a Lucia Annibali, inciso a questo mix di articoli. È curioso come certi nomi, in questo caso, cioè nomi o cognomi, ma qui in questo caso abbiamo sia nome che cognome, ricorrano nelle vicende. Abbiamo visto per esempio Frigerio, qui proprio un'omonimia totale. I padri dei criminali, Walter Foffo e Ledo Prato, hanno entrambi sottolineato in televisione e in rete l'effetto sorpresa del gesto commesso dai rispettivi figli, che pare non avessero mai dato segni di squilibrio nella loro storia di vita. Sappiamo tutti come si sono susseguiti i fatti. Manuel e Marco hanno iniziato l'assunzione di cocaina 48 ore prima del delitto. Avevano a disposizione circa 1.800 euro di coca, pari a 20-24 grammi in due, oltre a fiumi di alcol, probabilmente decine di bottiglie. La cocaina e l'alcol determinano delle modificazioni strutturali e funzionali del cervello, coinvolgendo la corteccia frontale e, in base al quantitativo, la cocaina assunta accende le aree sottocorticali dell'encefalo che sono collegate al soddisfacimento degli impulsi più arcaici e all'aggressività.
Per chi è coinvolto, le implicazioni comportamentali potrebbero essere difficoltà di inibizione dell'azione, difficoltà nella pianificazione, elevata impulsività, marcata l'abilità emotiva, alterazioni dell'intelligenza sociale che supervisiona la selezione dei comportamenti più adeguati alle circostanze. Quindi l'alterazione metabolica nella corteccia prefrontale spiegherebbe i deficit del controllo inibitorio delle funzioni esecutive e della presa di decisioni riscontrate in chi usa cocaina. Qual è l'itinerario di vita che porta un ragazzo ad avvicinarsi alle sostanze, ad abusarne fino a commettere delitti di tale portata? Marco e Manuel avrebbero potuto avere tutt'altre caratteristiche se fossero cresciuti in modo diverso, se avessero curato la loro dipendenza, se qualcuno intorno a loro si fosse accorto che insieme al bravo ragazzo, virgolettato, con un quoziente intellettivo superiore alla media, conviveva un ragazzo impulsivo, aggressivo, delirante. Inciso, questo mi fa tornare alla mente un apprezzamento entusiastico che i professori, almeno dei vecchi tempi, nutrivano per alunni magari non particolarmente disciplinati né particolarmente bravi in altre materie, ma che avessero mostrato una grande creatività nel citare filosofi alla moda o ideologie in progress. Continuiamo. Il padre di Manuel, Walter Fofo, si accomoda nel programma di Bruno Vespa a meno di 2 giorni dal delitto e ritiene opportuno sottolineare che il figlio, bravo ragazzo, virgolette, dotato di quoziente intellettivo superiore, stesse molto soffrendo per la perdita del caro zio, come se questo fosse un movente plausibile per spiegarne il gesto. Un ragazzo intelligente, Manuel, che da trentenne fuori corso, consumatore abituale di sostanze da quando era adolescente, viene definito un ragazzo modello. Poi c'è il padre di Marco, Ledo Prato, professore, il quale scrive una lettera aperta sul suo blog, completamente autoriferita, in cui fra un passo del Vangelo e l'altro esalta il suo valore di uomo, riprendendo a conferma di ciò che lui pensa di se stesso le parole dei suoi amici. Peccato che anche dalle sue parole, come da quelle del padre di Manuel, trasudi egocentrismo, assenza di empatia e di dolore autentico, se non quello per la rovina della sua immagine sociale, neanche una parola di pietà per la vittima e per coloro che la piangono. Posto che nessun padre può essere responsabile delle atrocità commesse da un figlio, resta da chiedersi come sia avvenuta in queste due famiglie l'educazione ai sentimenti, al rispetto e all'attenzione per l'altro. La sensibilità umana, la capacità di riconoscere e raffinare i propri sentimenti non è un processo automatico, va costruita. Quanto è responsabile la rete familiare sociale che ha conoscenza della pericolosità del proprio figlio, amico, compagno e non fa nulla per aiutarlo? Certo, il criminale che uccide, è ovvio, ma i padri e le madri che escono ed entrano di casa senza vedere, senza ascoltare, gli amici che talvolta hanno paura di segnalare, denunciare e fanno rientrare il più bizzarro dei comportamenti nei parametri della normalità, che ruolo hanno? Non certamente un ruolo decisivo, ma di mantenimento, mascheramento del problema, forse sì. Ognuno è responsabile di se stesso, questa è una verità indiscutibile, ma esiste anche una cultura fatta di attenzione all'altro, che implica il non essere indifferenti e smettere di normalizzare ciò che normale non è. Avere un atteggiamento realistico ed una sensibilità che sappia cogliere le sfumature nell'altro, che ci possono indicare che il suo potenziale potrebbe esprimersi anche in forme maledettamente negative. Una cultura da trasferire ai figli che sappia empatizzare con il dolore altrui. Papà Fofo e papà Prato sembrano non aver empatizzato abbastanza ad oggi con il dolore di una famiglia straziata e segnata per sempre dalle mani crudeli dei loro figli, precipitati in un pozzo di orrore senza fine. Non hanno chinato la testa, non hanno chiesto scusa, hanno solo messo le mani avanti, come a dire: non so come possa essere successo, ma io non c'entro. Io e solo io da cui sono cresciuti. E sono stati educati due figli, quali a loro volta hanno agito in nome di un ego e di un io, evidentemente senza un Dio, di apostrofo io. A quella cultura siamo chiamati a rispondere con la conoscenza, con la prevenzione, con la sensibilizzazione, con l'educazione ai sentimenti. Per ricordare Jung, nutrite l'anima, perché la fame la trasforma in una belva che divora cose che non tollera e da cui resta avvelenata. Quest'ultimo contributo, dottoressa Timo Simona Toto, psicologica, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Arriviamo al giugno 2017. Si è suicidato nella cella del carcere di Velletri, in cui era detenuto, Marco Prato, accusato dell'omicidio di Luca Varani, il ragazzo ucciso nella capitale il 4 marzo 2016 durante un festino a base di sesso e droga.
Luglio 2019, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni per Manuel Foffo. Registriamo anche un contributo della fidanzata che a mio parere rientra nel panorama appena descritto dagli psicologi, ovvero persone che forse non si sono accorte di nulla o forse condividevano quel genere di vita. Marta Gaia Sebastiani, oggi trentenne, ha voluto sfruttare i social per celebrare Varani nel giorno in cui avrebbe dovuto compiere la sua stessa età. Quindi arriviamo all'anno scorso. Avrei cercato di salvarti in ogni modo se solo l'avessi saputo, scrive su Facebook. Tutti i giorni penso che se avessi avuto la stessa testa di adesso, lo stesso coraggio, ti avrei preso e ti avrei detto non preoccuparti di nulla, si risolve tutto. Eri un'anima buona, tutto questo non è mai stato giusto. Al di là delle nostre vite, ti avrei voluto bene sempre nonostante tutto. Che dire di questa vicenda? Qualche brandello ancora di notizia? L'incontro tra Prato e Foffo, l'amico ricco e festaiolo, i festini senza regole, la ricerca del piacere e del brivido a tutti i costi. Forse la rivincita dopo un'adolescenza tormentata nelle relazioni con i coetanei. Va bene, ragazzi. Sinceramente, qualche osservazione esce spontanea, soprattutto leggendo quello che era scritto nel biglietto lasciato da Marco Prato. Non ce la faccio a reggere l'assedio mediatico che ruota attorno a questa vicenda. Io sono innocente. Allora, nel mondo mediatico queste persone un po' c'erano e soprattutto Marco Prato, un ragazzo di origini, mi sembra, anche francesi, con una cultura quindi più globale, anche se vogliamo, più avanzata, no? Di quella di chi magari era nato e cresciuto a Roma Est. E faceva il PR quando lo faceva, perché poi di cosa si occupassero, questi ragazzi, chiaramente non è uscito. Per quanto riguarda Luca Varani, abbiamo saputo che era un figlio adottivo, il papà era un ambulante, però non è chiaro nulla. Erano liberi di mattina, erano liberi di pomeriggio, erano liberi di sera, erano liberi di notte. Papà e mamma che dicono? Che dicono? Dove sei? Dove vai? Ci dovrebbe essere un ritmo, poi c'è un momento di libertà in cui il figliolo scappa da tutte le parti, questo si sa, ma mi pare che qui non si rendesse mai conto di un orario, di un'assenza, niente. Frequentazione di discoteche, quindi dire non reggo l'assedio mediatico, questo è l'assedio mediatico, una cosa che si cerca e poi ha delle conseguenze negative, che magari non si valutano. Abbiamo letto anche che i soggetti si definivano, almeno uno di loro, bipolari, narcisisti, è una giustificazione, l'abbiamo sentita spesso. Io soffro di questo, quindi mi devi lasciare in pace, io ho avuto dei disagi. Ma lo sapete cosa significa avere dei disagi perché magari sei grasso, perché magari sei meridionale, perché magari sei straniero, perché magari hai un problema con un familiare, perché magari hai un parente con un handicap e tu non riesci a metabolizzarlo. Davvero Marco Prato sembrava una persona con delle problematiche. Erano ragazzi che avevano avuto tutto a questo punto. Chiunque potrebbe addebitare il suo gesto a delle problematiche. Così ha tentato di fare Marco Prato, una somiglianza incredibile con Montgomery Clift, un attore meraviglioso morto nel 66 in circostanze non mai chiarite, abbastanza chiare, ma che poi sono state sigillate come una caduta accidentale. E quindi il discorso finale qual è? Che vediamo delle persone oggi polimorfe, come il De Filippi, no? L'assassino di Gloria Rosbock e il suo compagno, perché è una coppia simile questa. Vabbè, con Gloria hanno fatto prima, per fortuna. Però sappiamo che Marco Prato si travestiva, che lui insieme a Foffo praticava giochetti che poi venivano filmati, e che l'uso e abuso di sostanze era incessante. E poi
vediamo il funerale di Luca Varani con quegli applausi che io non sopporto. Ancora uscisse un attore. Si può capire l'idea di voler ricreare il clima della persona in vita. Giustizia, palloncini bianchi, moralismo, il nuovo moralismo. E qual è il nuovo moralismo? Quello che fa sì che nessuno faccia accostamenti col Circeo, eppure siamo nella stessa situazione, forse ancora peggiore. Qui abbiamo torture durate 24 ore e forse anche qualche violenza fisica. Però, essendo tutti ragazzi, se ne parla poco, una violenza di tipo sessuale. Abbiamo un delitto di classe, due ragazzi benestanti e il Varani, un proletario adottato. Abbiamo la richiesta di giustizia senza andare alle cause, senza mai volerle indagare, perché qui non c'è ideologia, non c'è nessuno da colpire, non ci sono le categorie classiche, non c'è il femminicidio, non c'è una forma di pedofilia, si rischia di diventare politicamente scorretti. Abbiamo soltanto degli Oscar Wilde falliti, dei Dorian Gray mancati.